Inaugurato il centro vaccinale Covid-19 Città di Agropoli. Nel centro vaccinale, in accordo con ASL e Distretto Sanitario numero 70, saranno somministrate in partenza 250 dosi di vaccino al giorno per raggiungere presto le 500 somministrazioni quotidiane. Oggi lanciamo una sfida importante in collaborazione naturalmente con l'ASL, che ha subito colto la volontà di implementare il numero dei vaccini in città. Questa è la sfida che lanciamo oggi. L'ASL ha voluto accompagnarci su questo percorso. Ringraziamo naturalmente tutti coloro che hanno collaborato, innanzitutto perché le cose non si fanno da soli, anzi è proprio il gioco di squadra, la sinergia, che secondo me è quella marcia in più che ci aiuta a fare le cose. Quindi ringraziamo anche la Croce Rossa. Insomma, è una bella giornata. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è cercare di portare questo centro, così come l'abbiamo pensato, organizzato, almeno 250 vaccini al giorno. È un numero importante che, se si va a sommare con il lavoro che comunque sta facendo lato ospedale, lato ospedaliera, presso l'ospedale di Agropoli, di altri 100 giornalieri, noi abbiamo un numero di 350 al giorno, quindi un numero importante. Immaginate, quindi, se facciamo due conti, se fossero non 350 ma solo 300, lavorando 7 giorni su 7 siamo nei 2100 vaccini settimanali, quindi in un mese arriviamo a numeri importanti. Quindi i due obiettivi sono: il primo naturalmente quello scontato, vacciniamo rapidamente i nostri cittadini e diamo ai nostri cittadini la tranquillità di essere vaccinati, prima grande conquista. E poi insieme una città come Agropoli, che è una città turistica e aspira ad accogliere i propri turisti in sicurezza, la vaccinazione è anche un segnale positivo. Si parla addirittura di città Covid free, alcune città stanno lavorando, specialmente quelle turistiche, per raggiungere questi risultati, in modo tale da poter dire ai propri turisti, quelli che arriveranno, venite tranquillamente in città perché vi accoglieremo in sicurezza. Questa è la grande sfida che ci attende, quindi una sfida rivolta naturalmente alla salute pubblica, ma una sfida anche rivolta da un punto di vista turistico a presentarci presto, all'inizio dell'estate, pronti ad accogliere in sicurezza i turisti. Un'altra notizia bella, insomma, oggi, sempre in collaborazione con l'ASL, in particolare con i medici dell'USCA, i vigili urbani di Agropoli, su mia indicazione, stanno collaborando attivamente per accompagnare i medici dell'USCA a fare il vaccino Moderna a casa di coloro che sono non deambulanti. Noi abbiamo preso la palla al balzo, abbiamo visto che c'era una necessità di un supporto, abbiamo visto che c'era anche difficoltà nello spostamento e noi ci siamo resi subito disponibili. Il comando vigile ha messo a disposizione una macchina con un vigile che accompagna casa per casa, perché noi naturalmente conosciamo tutti i nostri cittadini, quindi ci hanno dato gli elenchi, li abbiamo filtrati, li abbiamo divisi per zona e stiamo accompagnando noi stamattina a casa dei cittadini l'USCA per fare il vaccino Moderna a chi non si può muovere. Dottore, oggi è un giorno importante per la città di Agropoli, un altro punto vaccinale per accelerare sempre di più questa lotta contro il Covid. Sicuramente è un momento importante per noi medici, per la struttura sanitaria, per l'amministrazione comunale. Sicuramente la vaccinazione è la via più importante, più sicura affinché si possa sconfiggere questo virus, che è molto pericoloso e difficile. Io purtroppo lo sto vedendo sul campo, è un virus che aggredisce in pochi giorni, cioè persone che hanno la febbre per un giorno, il giorno dopo già hanno una polmonite disseminata. Quindi qual è la risposta? La risposta è la vaccinazione. Abbiamo la fortuna di averlo questo vaccino, quindi dico ai cittadini di partecipare compatti e venirsi a vaccinare con fiducia, perché il vaccino è l'unica strada che abbiamo. Il Covid è un virus, quindi contro i virus noi abbiamo poche armi. L'arma importante è la vaccinazione, quindi noi dobbiamo attingere sul sistema immunitario dei pazienti e quindi a maggior ragione il vaccino può darci una mano importante. Noi, questa è la prima, è l'inaugurazione, iniziamo da adesso. Ci saranno 4 postazioni, 2 ricoperte da 2 medici di medicina generale della nostra FT di Agropoli 1, poi ci sarà una postazione del distretto sanitario 70 dell'ASL di Salerno e un'altra postazione dei colleghi dell'USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale. E quindi inizieremo oggi, quindi tutti i giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 20,
e poi il sabato e la domenica dalle 8 alle 14. Come braccio tecnico del comune abbiamo finalmente messo su il centro vaccinale in collaborazione con tutte le altre associazioni di protezione civile e con l'ASL. Speriamo che la cosa si risolva per il meglio, nel senso che più vaccini cerchiamo di fare e portiamo a termine, meglio usciamo tutti da questa situazione. La Croce Rossa, come sempre, è in prima linea per questo tipo di interventi. Che devo dire? Speriamo che tutto vada per il meglio.